Un consiglio comunale a Teramo dedicato alla ricostruzione mancata. Un atto di accusa forte da parte di una città che conta ancora, dopo 2 anni dall'ultimo sisma, 4.000 sfollati. Una critica aspra, alla quale non si è sottratto Giovanni Lolli, che ha addossato le responsabilità alla burocrazia, con regole che cambiano in continuazione, e il direttore dell'ufficio speciale, Marcello D'Alberto, che ha tentato una difesa ritenuta però poco credibile. Che risposte avete avuto da questa importante riunione? Io non riesco ancora a vederle le risposte. È sorprendente che il vice commissario Lolli faccia solo una operazione di autoaccuse e non dica niente di propositivo. Qui forse bisogna cominciare a individuare le procedure effettivamente realizzabili, che comunque non escludano la partecipazione dei veri diretti interessati, i veri portatori di interesse, che sono gli sfollati. Com'è la vostra situazione per questo Natale? Qui non è più un problema di emotività nostra, è un problema di mancato rispetto dei nostri diritti. Da oggi cosa cambierà? Speriamo cambi tutto. E oggi ho deciso di indossare, diciamo così, in via straordinaria rispetto agli altri consigli, la fascia tricolore, non solo e non tanto in rappresentanza della città di Teramo, ovviamente, ma soprattutto come richiamo alle istituzioni della Repubblica. Tutte le istituzioni devono sentirsi responsabili e protagoniste di una situazione drammatica rispetto alla quale dobbiamo dare un'inversione di tendenza, quindi tutti i livelli istituzionali, a livello parlamentare, a livello regionale, devono dare risposte ciascuno per il proprio ambito di competenza. Questo abbiamo chiesto, ci siamo rivolti fino anche al Presidente della Repubblica Mattarella con questa mozione, con questo documento. Ci sono poi le questioni specifiche che sono declinate nel documento, in primo luogo la richiesta di una proroga certa di durata ragionevole dello stato di emergenza, rispetto alla quale vanno introdotte misure straordinarie, soprattutto per la ricostruzione leggera, le pratiche B, che possono anche essere date ai comuni, quindi con i sindaci protagonisti, a patto però che ci sia anche un trasferimento importante di risorse umane, personale e finanziarie. E poi c'è il problema dell'USR, dove c'è una responsabilità chiara e evidente di chi doveva mettere l'USR in condizioni di funzionare, la regione Abruzzo. I dati sono impietosi e sono dati da cui bisogna assolutamente partire per poter superare le criticità.